Porta di ingresso blindata. È necessaria la blindatura? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Nelle porte ingresso, cioè, è veramente necessaria la blindatura? Perché ti dico questo? Perché a meno che uno non abita in un grattacielo a Manhattan al 30° piano, dove evidentemente l'unico punto di accesso è la porta d'ingresso blindata, a meno che il vicino non sia Tom Cruise che si arrampica nei grattacieli dall'esterno a 50 metri d'altezza, ecco, in tutti gli altri casi occorre vedere, occorre valutare se tutte le altre finestre, gli altri infissi della casa sono a livello di sicurezza, diciamo, blindati come la porta che si vuole acquistare, o se gli altri infissi appunto non lo sono, perché magari un ladro difficilmente proverà a entrare nella porta blindata che trova fronte strada, magari illuminata, andrà nella porta finestra sul retro, magari con una semplice tapparella che la tiri su con niente e con una spallata entri dentro. E tu dici: sì, ma ho preso la porta blindata classe 4, a cosa serve? E ricordiamoci che in una casa, negli infissi e come nella vita, l'equilibrio è la cosa importante. È importante dal punto di vista termico, acustico, ma è importante anche dal punto di vista della sicurezza. Cioè, è inutile fare un elemento forte e tutto il resto debole. Diverso è il fatto se sto facendo, ad esempio, tutti gli infissi con una sicurezza magari classe 2, più esternamente ho una tapparella, magari in alluminio col bentato ad alta densità, che è un pochino più robusta, o uno scurone che anche se non è blindato mi dà un minimo di sforzo d'ingresso. Diverso questo fatto qua. Nella porta d'ingresso a quel punto magari non farò un classe 2, farò un classe 3. Perché? Perché lì ho solamente un elemento da sfondare, mentre nelle finestre classe 2 ho anche lo scurone. E ancora vince il discorso di equilibrio. Se vuoi saperne di più su quale sicurezza è meglio adottare, quali sono le soluzioni per le porte blindate d'ingresso, ma anche per gli infissi, puoi avvalerti del servizio di consulenza che ho ideato e puoi trovare sul nostro sito www.blogbisacchi.it, dove vado ad aiutare tutte quelle persone che magari non posso servire direttamente con la mia azienda per problemi di tempo o di distanza. Se sei in uno di questi casi, vai a scoprire di più sul sito e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!